Un altro professore, Guido Rasi, docente di microbiologia all'Università di Tor Vergata, ha detto che la situazione è molto brutta e raggiungeremo il picco nelle prossime settimane. Non ci sono le misure strutturali nei punti nevralgici che sono la scuola e i trasporti, siamo sempre lì. E tra l'altro aggiunge, a proposito del DPCM a firma Draghi, il DPCM insegue la pandemia, se adesso seguiranno misure strutturali probabilmente i prossimi DPCM potranno essere adattati. Questa sensazione che siamo sempre noi a inseguire appunto il virus, però nel modo sbagliato, insomma. Ma guardi, io credo che sarebbe il caso di fare una riflessione sugli strumenti che abbiamo per combattere la malattia, il virus. Abbiamo parlato del vaccino a lungo e non aggiungo niente perché la situazione è purtroppo molto chiara, è la soluzione, ma è ancora in prospettiva, è ancora lontana. Abbiamo un altro strumento che abbiamo sistematicamente sottovalutato, che sono le informazioni, i dati che l'epidemia produce. L'epidemia si racconta quotidianamente. I numeri che noi abbiamo sono collegati l'uno all'altro in una catena di causalità e conseguenze, non sono casuali, non è come il vento che va e che viene. Tutto ciò che accade sono conseguenze precise di scelte fatte o non fatte, implementate o implementate male. Quindi questa risorsa del dato e dell'informazione dovremo imparare a leggerla e a ascoltarla per quello che ci sta raccontando. Ricordiamo che le epidemie, la matematica del virus è nota da un secolo, non stiamo reinventando la ruota, dobbiamo semplicemente usare le informazioni e farle emergere dove non sono ancora disponibili. Pensiamo al modo in cui le informazioni sono prodotte in Italia, si sono create nell'emergenza due linee informative, una quella della protezione civile che ci fornisce i dati ogni giorno, sì. Chiaramente questa linea ha delle maggiori incertezze ma una montagna di informazioni impressionanti, con un po' di pazienza e qualche piccolo ragionamento matematico riusciamo anche a estrarre il dato provinciale con molta precisione, anche se non è usato a livello del CTS, il dato provinciale della protezione civile. Poi abbiamo una seconda linea che è quella che porta al calcolo di RT, quello su cui si fanno i ragionamenti di regione rossa o arancione o gialla. Quella linea è una linea riservata perché contiene alcune informazioni caratteristiche dei pazienti, viene fornita direttamente all'Istituto Superiore di Sanità e valutata dalla Fondazione Bruno Kessler. Il problema qual è? Che questa seconda linea, che probabilmente ha maggiori informazioni, probabilmente di categoria, di classe e di qualità migliore, produce un RT che è in ritardo rispetto al dato odierno di circa 10-15 giorni, per motivi tecnici, per come è fatto il calcolo. Allora, queste due linee, diciamo, quella su cui si fa il ragionamento ufficiale che è più lenta, quella su cui si può infatti fare un ragionamento molto tempestivo che non è ufficiale, è un sintomo di disordine nell'analisi e nella gestione delle informazioni. Ricordiamoci che il dato che abbiamo di fronte a noi è una risorsa importante, sottoutilizzata e ci può raccontare. Uno ci può far interpretare ciò che è successo negli ultimi 15 giorni, ma ci può raccontare con enorme anticipo ciò che accadrà nei prossimi 15 giorni. Porto due esempi, perché vedo che la Nava ha scritto un libro su Bergamo, il paradosso dei paradossi, che oggi Brescia e Bergamo, che hanno pagato uno scotto così enorme durante la prima ondata e che dovrebbero quindi essere assolutamente sensibilissimi come popolazione, come politica locale a ciò che sta accadendo, e Brescia in particolare aveva un RT maggiore di 1 da gennaio. Da dopo Capodanno si vedeva chiaramente nei dati provinciali che Brescia aveva un RT superiore a 1 ed è rimasto superiore a 1 per quasi 2 mesi ormai, e l'effetto lo vediamo. Bergamo la stessa cosa, solo 15 giorni dopo. Questo tipo di indizi che erano visibili a tutti con un po' di attenzione e pazienza di riflessione, dovevano portare un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, a iniziative di contenimento che oggi avrebbero salvato la situazione. Agire oggi ci obbliga a fare delle chiusure molto dure per un tempo molto lungo con i costi che conosciamo. Usiamo il dato, facciamolo emergere. Il dato comunale esiste in molti comuni, esiste in molte grandi città di medie dimensioni. Se avessimo accesso con la stessa trasparenza di cui abbiamo il dato regionale o quello provinciale, potremmo fare molto meglio il mestiere di anticipare quello che
il virus sta per fare nei prossimi 15 giorni. Usiamo questo strumento. Oggi questo strumento, ci servono oggi delle frecce addizionali al nostro arco, le mascherine che stiamo utilizzando, il vaccino lo facciamo alla massima possibile velocità compatibile con quello che si può fare naturalmente. Il dato anticipatorio del fenomeno dobbiamo usarlo con molta maggiore professionalità. Ecco, lo strumento e gli strumenti ci sono.